lo nigro. Apertura a destra, c'è Corsino che aggancia, entra in aria, Corsino! Gianmarco Corsino, il gol del 3-1 sul bellissimo lancio. Gianmarco Corsino controlla in area di rigore e con il destro trova il gol che potrebbe chiudere la partita. Quanto è stato bello, indescrivibile. È difficile, ma assolutamente un campionato molto complicato. Ma io in realtà vorrei raccontarvi la mia storia, della storia di questi 6 anni di presidenza. Infatti, quando la tua domanda è il bello e il difficile, io non vedo soltanto questo. Quest'anno vedo questo percorso, 6 anni fatti con grandi sacrifici, partendo dalla terza categoria dove nessuno ci credeva, passo dopo passo, anno dopo anno, facendo entrare in società persone che mi hanno dato una grande mano come il direttore sportivo, come tanti altri. E adesso siamo arrivati a coronare questo sogno dell'eccellenza, quello che io dicevo 6 anni fa, e alcuni magari diceva ma l'eccellenza non è un po' troppo, ma ci arrivi, ci siamo arrivati. E non ve lo riesco a descrivere quello che provo dentro, perché è stato tanto sacrificio e ce lo stiamo godendo. Ora aspettiamo la Coppa, perché vogliamo fare un bel risultato anche in Coppa, e poi affrontiamo il prossimo anno da protagonisti, lo voglio dire, non vincenti del campionato, però sicuramente non saremo una squadra fatta per stare così un anno di passaggio. Vogliamo rimanere in eccellenza, vogliamo crescere, il nostro progetto è ambizioso, le persone che fanno parte di questa società sono ambiziose e vogliamo andare avanti. Come si costruisce una squadra che vince il campionato? Bella domanda. No, ma io penso sempre che per costruire una squadra per vincere devi scegliere gli uomini giusti. I calciatori, i nomi lasciano il tempo che trovano. Per vincere hai bisogno realmente di uomini importanti e creare un gruppo importante, quello che avevamo noi. Quindi tutto il resto, i nomi, i giocatori che hanno fatto categorie superiori, come dicono, ma hai preso, prendi i giocatori di categoria superiore, contano realmente poco. Il resto è... Lo sappiamo. È molto più importante però come convincere i giocatori di categoria superiore a sposare un progetto come questo. Sì, però allora, ci ritroviamo in un calcio che ormai le persone cercano la serietà. Le persone, intendo i giocatori, cercano la serietà, non vanno più dietro alle chiacchiere, ai nomi, alle come si suol dire, le proposte, quelle che poi non vengono mai mantenute. Quindi a me, dico la verità, non è stato difficile costruire questa squadra, perché da subito i ragazzi hanno sposato il progetto, conoscendo me, conoscendo la società, ed è stato un gioco da ragazzi. Rizzo alla ributtata in avanti, va a saltare Giampiero Clemente, saluto, libera il pallone dell'altra metà campo, dove arriva per primo Mercanti, che punta l'avversario, entra in area, Mercanti ce l'ha sul destro, supera uno, anche il secondo, Mercanti! Il punto esclamativo alla vittoria del Resultato San Lorenzo, arriva con questo tiro a giro di Antonio Mercanti. Il segreto è sempre il grande lavoro sul campo. Quella è la base. Il segreto è il lavoro, poi ripaga il lavoro. Questa è una squadra che si allena da poco fa, parlavamo con i ragazzi, che 9 mesi pieni che siamo insieme, una stagione interminabile. Abbiamo iniziato il 20 di luglio, quindi sono 9 mesi pieni dove ne abbiamo viste di ogni, però la forza di questa squadra, di questo gruppo, è qualcosa di meraviglioso. Lo so, lo diciamo sempre tutti gli allenatori, il gruppo, ma qua c'è un gruppo che è veramente bellissimo, aiutati dal grandissimo lavoro che ha fatto la società, il nostro direttore, e poi abbiamo preso dei ragazzi quest'anno che hanno alzato ulteriormente l'asticella ad una squadra già forte lo scorso anno, e quest'anno abbiamo centrato l'obiettivo, che era quello di vincere il campionato. È stata un'annata soddisfacente sotto tutti i punti di vista, sia a livello personale che a livello di squadra. Ecco, venivamo da anni duri, dove siamo stati in campi brutti, però è sempre bello poi tornare nei campi, nelle categorie che ti competono. E quindi adesso ci godiamo tutto questo, tutto questo che di bello è quello che verrà assolutamente, che è importante per me personalmente, ma per la squadra, anche per la società. Come abbiamo sempre detto, il gruppo sicuramente è stato un punto fondamentale per questa vittoria del campionato, per questi successi.
ma ti posso dire una partita in particolare, col Casteldaccia si sentiva molto la tensione durante la settimana, lì ci siamo chiusi nello spogliatoio come squadra, abbiamo detto ragazzi questa può essere la svolta di questo campionato, diamo un forte segnale, lì poi ci siamo appunto uniti ancora di più e domenica abbiamo dato un grosso segnale e poi è stata la svolta secondo me, quello che è stato il campionato e alla chiusura del campionato, ecco. Occhio a Giampiero Clemente che rallenta forse guardando la porta, tenta la conclusione, trova un gol pazzesco, Giampiero Clemente, gol dell'1-0 del risultato San Lorenzo, ancora una volta il capitano. Voi dovete vedere Giampiero Clemente come si allena a 44 anni, è un piacere per me allenatore, per lo staff, il preparatore, vederlo allenare ancora a questa età è un piacere, perché tu lo vedi anche nelle partitelle in famiglia, quando non vince diventa un pazzo, quindi ha ancora quella voglia di fare bene, di allenarsi bene, perché poi non riesci a fare 35 gol se non ti alleni bene. Lui è stato veramente il frutto di tutto il lavoro che noi abbiamo fatto, poi Giampiero è la ciliegina sulla torta, è il giocatore che noi sappiamo che abbiamo Giampiero Clemente, quindi già partì 1-0. Però Giampiero è veramente stato un piacere vederlo allenare, per me è stato un piacere vederlo allenare in questi due anni. Scambia con Clemente, il lancio di Giampiero per far correre Giovenco che sul fondo punta l'avversario, la gioca dietro, il bello di Mercanti! E il gol di Giampiero Clemente sulla triangolazione meravigliosa del Resuttana San Lorenzo. Mercanti mette giù, pallone in mezzo, Clemente! Il gol del 2-1. Come si vede fra 6 anni? È un po' più vecchio, no, fra 6 anni mi vedo circondato di amici, di persone che vogliono fare il calcio per divertimento, forse una serie magari sopra questa, però non ve lo posso dire adesso, io vivo il calcio come passione, lo facciamo per divertimento, per aggregazione, sicuramente i nostri obiettivi sono di andare avanti, una città come Palermo merita avere, oltre il grande Palermo di cui io sono super tifoso, lo dico per evitare che ci possano essere fraintendimenti, magari qualche altra squadra che possa essere anche da satellite per questo Palermo, che faccia divertire, che sia vicino alle persone, no? Quindi mi rivedo tranquillo sempre nel mezzo a un campo con i miei amici, con queste persone magnifiche che ho all'interno della società a fare del bel calcio. Perché Palermo, una città importante come Palermo, non può avere il Palermo che esiste e che lo conosciamo tutti e ci tifiamo tutti, ma avere altre 2-3 realtà importanti tra la Serie D, Serie C? E questa è una cosa, forse è un limite che abbiamo noi palermitani, perché quando c'è qualcuno che vuole fare qualcosa viene sempre ostacolato. Ah, ma che vuoi fare la guerra al Palermo? Ah, ma ti vuoi misurare col Palermo? Invece no, perché secondo me più squadre ci sono tra i campionati importanti, vedi Serie D, vedi Serie C, è una cosa importante per tutti, per gli addetti ai lavori, per i ristoratori, per gli albergatori, quindi è una cosa che dovremmo iniziare a pensare seriamente, e principalmente per le strutture, perché purtroppo Palermo ha carenze di strutture sportive, questa è una pecca. Due argomenti per le società che vogliono crescere, strutture e settore giovanile. Abbiamo beccato due argomenti molto complessi per noi. Noi, come sanno tutti, noi non abbiamo una struttura nostra, ci appoggiamo sia per gli allenamenti che per le partite. Stiamo lavorando per ottenere una struttura perché è la base. Se vogliamo crescere in realtà serve il settore giovanile. Noi ci sforziamo di fare un settore giovanile, però senza avere una casa dove poterlo sviluppare non è semplice. Stiamo lavorando da questo punto di vista, stiamo lavorando anche bene. Forse questo te lo devo dire nella domanda precedente, nei prossimi 6 anni mi vedo dentro una struttura che mi faccia crescere con una realtà solida. Prova ad allontanare la difesa, poi ancora Lonigro, forte in mezzo! Giovanni Vitale, il gol dell'ex, segna il gol dell'1-0 per il risultato San Lorenzo.